Ogni 4 anni, come le Olimpiadi, hanno luogo i mondiali di calcio e giocatori di varie nazioni si sfidano per difendere i colori del proprio paese. Su iniziativa della Francia nel 1928, la Federazione Internazionale delle Associazioni Calcistiche, la FIFA, approva l'idea di organizzare un torneo a livello mondiale e il battesimo si tiene nel 1930 in Uruguay. Le squadre iscritte sono 13 e vince quella di casa, battendo in finale l'Argentina. 4 anni dopo, nel 1934, i mondiali si disputano in Italia e anche questa volta ad alzare la coppa è la squadra ospitante, ai danni della Cecoslovacchia. Nel 1938 la Francia ha l'onore di organizzare la 3ª edizione della Coppa del Mondo. La FIFA riunisce i 50 rappresentanti dei suoi paesi membri per discutere del torneo che incarna lo spirito della federazione e l'universalità del calcio. Sfidandosi in gare eliminatorie sui campi di tutto il mondo, 37 nazioni si contenderanno i 16 posti utili per la fase finale che si terrà in Francia. In quanto detentrice del titolo, l'Italia è qualificata di diritto. Grande favorita, la squadra è guidata da Vittorio Pozzo. In Francia nessuno ha mai visto all'opera i brasiliani, che vogliono dimostrare agli europei la superiorità del calcio sudamericano. Le altre squadre qualificate sono Polonia, Olanda, Cecoslovacchia, Norvegia, Belgio, Francia, Germania, Svizzera, Ungheria, Indie orientali olandesi, Cuba, Romania e Svezia. La gara inaugurale fra Germania e Svizzera si gioca al Parco dei Principi. I tedeschi sono favoriti, ma gli elvetici avevano impressionato alle Olimpiadi del 24 e vantano campioni come Abelgen e Minelli. La Germania schiera sia giocatori tedeschi sia austriaci e, sperando che questa fusione faccia faville, in patria l'incontro viene trasmesso via radio. I giocatori tedeschi esclusi dai titolari incoraggiano i compagni. L'arbitro belga Langenus lancia la moneta. L'attore René Lefebvre racconterà a migliaia di ascoltatori le azioni della partita. I tedeschi hanno la casacca bianca, gli svizzeri grigia. La Germania parte all'attacco e sembra confermare i favori del pronostico. I tedeschi giocano bene, ma l'intesa con gli austriaci latita. Gli svizzeri devono farsi in quattro per respingere gli assalti. Di scena all'indomani, i calciatori francesi seguono l'incontro. Gaston Barreau è il selezionatore dei Galletti. Il capitano Matler sarà l'unico giocatore francese insieme a Delfour ad aver partecipato a 3 mondiali. Aston è un vero idolo delle folle. I tedeschi costringono gli svizzeri in difesa. In tribuna ci sono anche i belgi, prossimi avversari dei francesi. Gli svizzeri si difendono con grande grinta, strappando anche qualche sorriso. Fra cui spicca quello di Diagne. A forza di attaccare, la Germania passa in vantaggio. La mezzala sinistra Hannemann pesca in area Pesser, che passa a Gauchel. Ed è gol! Il pubblico applaude sotto lo sguardo impassibile di Nicolas. Sfruttando un'esitazione della difesa tedesca, Amado crossa. Abeglen stacca e pareggia di testa, mostrando il suo opportunismo in area. Il gol riscuote il consenso dell'avanti francese Venant e del centrocampista Jourdain. Galvanizzati, gli svizzeri attaccano a testa bassa. Raftel, il portiere dei tedeschi, deve fare gli straordinari e mostra le sue qualità. Il suo collega francese Di Lortolo lo osserva con attenzione. Malgrado tutti gli sforzi, le due squadre non riescono a superarsi e dovranno sfidarsi nuovamente 5 giorni più tardi. Alla periferia di Parigi, gli svizzeri si allenano giocando a basket. Infortunatosi al ginocchio, il difensore Minelli teme di saltare la seconda partita. Alla fine, però, scende in campo. Così la squadra svizzera è uguale a quella del primo incontro, mentre la Germania è rivoluzionata per 6 undicesimi. Anche questa volta i tedeschi dominano la partita e gli elvetici replicano solo con sporadici contropiedi. Pur rischiando più volte di capitolare, si difendono con grande ardore. Parte un cross dalla destra e la Germania passa in vantaggio.
I tedeschi intensificano gli attacchi e la difesa avversaria va in confusione facendo autorete. 2-0. La sfortuna si accanisce contro gli svizzeri che perdono l'ala sinistra e B per infortunio e rimangono in 10. Il solito Abeglen si carica la squadra sulle spalle e la trascina all'attacco. Il ritorno in campo di EB dà la carica agli svizzeri che riescono ad andare in rete poco prima dell'intervallo e sembrano scatenati. Bickel segna il gol del 2-2 e i tedeschi iniziano ad avere paura. Abeglen, sempre lui, realizza il gol del 3-2 e gli svizzeri esultano. Poi l'attaccante porta gli elvetici a 4 gol, chiudendo la partita ed eliminando i tedeschi. Brasile e Polonia sono due squadre sconosciute al pubblico francese. I sudamericani vantano grandi campioni, come l'agile centravanti Leonidas, il centrocampista Martim e Domingos, vero e proprio idolo delle folle sudamericane. La partita inizia sotto un sole splendente e i brasiliani si sentono subito a proprio agio, mostrando grandi doti tecniche e annichilendo gli avversari con i loro virtuosismi. Sconosciuto in Europa, il palleggio raffinato dei sudamericani incanta il pubblico di Strasburgo. Direttore di questa splendida orchestra, Leonidas conclude un attacco con il suo marchio di fabbrica. La partita è in mano ai brasiliani, che si fanno beffe della difesa polacca. La palla arriva a Leonidas, che segna il gol del raddoppio. Non paghi, i sudamericani continuano ad attaccare e si portano sul 3-0, ipotecando la vittoria. Un incontenibile Leonidas tira da tutte le posizioni. Sulle tribune dello stadio di Colombe nessuno osa dubitare sulla vittoria dei brasiliani. Ma ecco un colpo di scena, i polacchi trovano un gol sotto la pioggia battente e prendono coraggio, mettendo in difficoltà gli avversari. Domingos placca un attaccante lanciato a rete. Rigore e gol! Sull'onda dell'entusiasmo i polacchi realizzano altre due reti. Ora le squadre sono sul tre pari e dopo una rimonta a dir poco insperata, la squadra est-europea cerca addirittura la vittoria. I brasiliani reagiscono e ripartono all'attacco, riportandosi in vantaggio. Le emozioni non sono finite perché i polacchi pareggiano e sono necessari i tempi supplementari. I brasiliani iniziano a bombardare la porta avversaria e segnano altri due gol, eliminando i loro valorosi antagonisti e qualificandosi ai quarti di finale. Al Le Havre giocano Olanda e Cecoslovacchia. Messosi in luce ai mondiali giocati in Italia, il portiere cecoslovacco Planicka non ha perso il suo smalto, ma gli Orange si rivelano avversari coriacei. Resistendo 90 minuti agli assalti dei cecoslovacchi, li costringono ai tempi supplementari e solo allora subiscono le tre reti che determinano il risultato finale. A Marsiglia si gioca Italia-Norvegia. Sotto un sole cocente, gli azzurri si scontrano contro i freddi scandinavi. I norvegesi hanno pochi tifosi e gli italiani sono i grandi favoriti della competizione. Il risultato della partita sembra scontato. Gli azzurri impongono subito il loro gioco e, andati in gol nei primi minuti, sembrano in grado di fare un sol boccone degli avversari. I norvegesi appaiono rassegnati e cercano di limitare i danni. Gli scandinavi si accorgono che oggi gli italiani non sono irresistibili e prendono coraggio. Il portiere azzurro Olivieri subisce un bombardamento da parte dei norvegesi, che giocano con grinta ed entusiasmo. A pochi minuti dalla fine pareggiano e, ribaltando ogni pronostico, sembrano in grado di vincere. Al termine dei tempi regolamentari le squadre sono sull'1-1, un risultato imprevedibile alla vigilia. Il caldo opprimente ha spossato i giocatori, che si godono i 5 minuti di riposo prima dei supplementari.
La partita riprende e i pochi tifosi norvegesi si fanno sentire. La loro gioia ha vita breve perché Piola si avventa su una respinta del portiere scandinavo e sigla il gol della vittoria. Gli italiani si qualificano a fatica e i norvegesi escono con onore dalla competizione. Scende in campo anche la Francia e il suo avversario si chiama Belgio. Ecco la squadra di casa e quella belga. L'incontro si apre con la netta superiorità dei francesi in calzoncini bianchi. Neanche due minuti e Venant porta i suoi in vantaggio. I padroni di casa continuano ad attaccare e raddoppiano. Il pubblico applaude i suoi beniamini che sembrano avere la vittoria in pugno. Con le sue lunghe leve, il mediano sinistro di Agne interrompe un'azione belga. Non avendo di fronte un avversario blasonato, i francesi peccano di presunzione e si lasciano sorprendere. I belgi dimezzano le distanze e aggrediscono i galletti. I tifosi di casa iniziano ad avere paura e lo stesso allenatore francese appare inquieto. Sentendo la vittoria in pericolo, i francesi si ricompattano. Aston si smarca e passa la palla a Nicolas che segna il gol decisivo. Il selezionatore dei galletti, Gaston Barrault, tenta di mascherare la commozione. La vittoria è al sicuro e la Francia si qualifica. A Reims, l'Ungheria gioca contro la squadra delle Indie Orientali olandesi. Questa rappresenta Asia e Oceania ed essendo la più lontana dalla Francia in termini di chilometri, simboleggia il carattere universale della competizione. I suoi calciatori sono volenterosi ma inesperti e devono inchinarsi sei volte ai campioni ungheresi per i quali l'incontro è poco più di un allenamento. Come da pronostico, le Indie Orientali olandesi ricevono una lezione di calcio e vengono eliminate. A Tolosa, Cuba rappresenta l'America centrale e sfida la Romania. La compagine europea ha una buona occasione per qualificarsi, ma la spreca e i cubani si impongono per 2-1 nella seconda partita. Costretta a giocare contro la Germania, l'Austria si ritira e la Svezia si qualifica a tavolino, completando il quadro dei quarti come segue. Brasile-Cecoslovacchia, Svizzera-Ungheria, Italia-Francia e Cuba-Svezia. A Bordeaux, il Brasile affronta la Cecoslovacchia nel maestoso scenario dello stadio municipale inaugurato per l'occasione. Vista l'importanza dell'evento, l'impianto è gremito in ogni ordine di posti. La partita è molto maschia e i virtuosismi dei brasiliani in maglia bianca si contrappongono al gioco più sobrio ma inefficace dei cecoslovacchi in casacca nera. I 22 in campo non si fanno complimenti e l'arbitro ha il suo da fare per tenere in pugno la partita. Gli scontri si susseguono e il gioco risulta spezzettato e confuso. I cecoslovacchi attaccano, ma i loro tiri non riescono a impensierire l'estremo difensore brasiliano. Le due squadre comandano a turno il gioco e i tackle si fanno via via più duri, mettendo in grande difficoltà il direttore di gara. Questi deve interrompere spesso l'incontro ed espelle un brasiliano per gioco violento, lasciando i sudamericani in 10. Sollecitato dai cecoslovacchi, il portiere brasiliano dà prova di grande agilità. Leonidas aggancia una palla vagante e la spedisce nella porta cecoslovacca. Il Brasile conduce per 1-0. Qui gli attaccanti sudamericani si avventano sul portiere Planicka. L'estremo difensore salva un'altra rete e i suoi compagni si innervosiscono stendendo un attaccante avversario. I brasiliani chiamano il massaggiatore che accorre insieme al tecnico Pimenta. Nel tentativo di difendere il vantaggio, i sudamericani commettono altri falli e l'arbitro espelle ancora un giocatore per parte. Brasile-Cecoslovacchia rimarrà nella storia come uno degli incontri più duri dei mondiali. L'ennesima scorrettezza costa un rigore ai sudamericani. Ed è gol! Le squadre finiscono in parità e dovranno rigiocare due giorni dopo.
La seconda partita fra le due nazionali è arbitrata dal francese Capdeville e questa volta l'incontro si svolge nella massima correttezza. Andati in svantaggio, i brasiliani pareggiano e tutto lascia pensare a un altro nulla di fatto. Ma negli ultimi minuti Leonidas regala ai suoi la vittoria. La Cecoslovacchia è eliminata. I giocatori francesi si rilassano pescando. Delfour è il più agguerrito, mentre Aston ha uno stile tutto suo. Alcuni giocatori si danno al tennis. E altri preferiscono dedicarsi alle bocce. Secondo Diagni, invece, prima di una partita nulla è meglio di un buon massaggio. La Francia affronta l'Italia allo stadio di Colombe. Mattler e Meazza si conoscono da tempo e non si perdono inconvenevoli. La partita si disputa davanti a un pubblico da record, 60.000 spettatori pronti a incitare la Francia. Gli italiani in tenuta nera si mostrano superiori e attaccano. La palla giunge a Meazza, che apre sulla destra, cross al centro, ma Di Lorto blocca. Il pubblico è ansioso, l'Italia fa paura. Il centravanti Piola si libera e passa a Meazza che tira, ma Di Lorto si dimostra all'altezza. Grande appassionato, Albert Préjean è venuto a sostenere i francesi. Diagni ferma Piola. L'italiano si rialza, recupera la palla e si lancia all'attacco. L'ala sinistra Colaussi tira e Di Lorto devia nella propria porta. Il gioco riprende e i francesi non si arrendono. Georges Carpentier è uno dei sostenitori più scatenati. Petra, il miglior tennista francese, spera nella vittoria dei suoi connazionali. Spinti dalla folla, i galletti giocano con grande determinazione. Aston riceve la palla e la passa a Nicolas. Questi la cede a SRR che segna un gol imparabile. 1-1 dopo il primo tempo. Il sorriso di Harry Bord rispecchia lo spirito dei francesi. Il portiere italiano Olivieri si esibisce in una grande parata e fa sua la palla. L'Italia però non sembra in difficoltà e si dimostra superiore segnando altri due gol. La delusione di Albert Préjean incarna quella di tutto un paese. La Francia esce dai mondiali e l'Italia va avanti. A Lille l'Ungheria incontra la Svizzera, reduce dalle due battaglie contro la Germania. Pur senza il capitano Minelli, gli elvetici si difendono strenuamente, ma gli ungheresi hanno una tecnica sopraffina e sono più riposati degli avversari. I magiari dettano legge e vincono per 2-0 senza grandi sforzi, eliminando la Svizzera e approdando in semifinale. Ad Antibes si gioca Cuba-Svezia e gli scandinavi debuttano alla grande, umiliando i latinoamericani per 8-0. In una delle semifinali il Brasile incontrerà l'Italia e nell'altra l'Ungheria giocherà contro la Svezia. A Marsiglia tornano di scena gli azzurri, questa volta contro il Brasile, il cui tecnico ha rivoluzionato la squadra. È così sicuro di vincere che in vista della finale tiene a riposo il campione Leonidas. In maglia grigia gli italiani partono all'attacco, dimostrandosi più squadra. Il segreto per vincere è il collettivo, ma i solisti sudamericani sembrano averlo dimenticato. Per conquistarsi un posto nella finalissima, le due squadre giocano con grande accanimento e danno vita a continui capovolgimenti di fronte. I brasiliani attaccano in massa, sciorinando tutta la loro classe.
Gli italiani passano in vantaggio e poco dopo raddoppiano sul rigore per un fallo commesso dai sudamericani nella propria area. I brasiliani si gettano avanti con grande foga, ma gli italiani difendono il doppio vantaggio. Non riuscendo a sfondare con i singoli, i sudamericani tentano di segnare con manovre corali. Qui l'ala sinistra prova il tiro, ma la palla finisce fuori. Fiutato il pericolo, gli italiani riprendono ad attaccare. Verso la fine, i brasiliani riescono a dimezzare lo svantaggio e sperano di pareggiare, ma gli azzurri si difendono con ordine. Il fischio finale si avvicina e l'avventura dei virtuosi sudamericani sta per concludersi. Il gioco degli ungheresi è basato sulla tecnica, mentre quello degli svedesi punta più che altro sulla forza fisica. Gli scandinavi, grazie ad allenamenti specifici, sono molto preparati atleticamente. Magiari e scandinavi si incontrano al Parco dei Principi e i primi pensano di vincere facilmente. In maglia nera, gli ungheresi prendono subito l'iniziativa e l'incontro sembra rispettare i pronostici. Gli svedesi però sfoderano un contropiede folgorante e passano in vantaggio a sorpresa. I magiari non si perdono d'animo e iniziano a costruire le loro trame di gioco. Con il passare dei minuti prendono il sopravvento e riescono a pareggiare. Gli ungheresi impongono il loro ritmo e dominano, ergendosi a professori del calcio che impartiscono una lezione agli svedesi, allievi volenterosi, ma poco abituati ai grandi appuntamenti. Il portiere scandinavo è bersagliato dagli attaccanti magiari che segnano a raffica. L'Ungheria rifila 5 gol alla Svezia e si qualifica per la finale ai danni degli scandinavi. I nomi delle due finaliste sono decisi. È la vigilia del grande giorno e dopo l'allenamento gli ungheresi allentano la tensione giocando a carte. Pochi chilometri dal ritiro magiaro c'è il raduno azzurro. L'allenatore Pozzo distribuisce la posta. Neazza è il capitano. Piola, il grande centravanti. L'unico allenamento degli italiani è una passeggiata nella foresta di Saint-Germain, perché è meglio riposarsi in vista della finale. È la resa dei conti. Dopo i giochi olimpici del 24, lo stadio di Colombe non ha mai ospitato un evento così importante. La gente affolla gli spalti molto prima del fischio d'inizio, previsto per le 5. Allo stadio arriva l'arbitro, il francese Capdeville, seguito a ruota dalla squadra italiana. La truppa azzurra sembra sicura di sé. Poco dopo, anche la nazionale ungherese raggiunge lo stadio olimpico. I magiari sembrano tesi, forse perché hanno dovuto modificare la formazione. I pilastri di questi mondiali sono Jules Rimet, presidente della Federazione Francese della FIFA, e Henri Dalunay, segretario generale della Federazione Francese. Arriva il presidente della Repubblica.
Le due squadre si schierano davanti alla tribuna. Ecco quella ungherese, con il portiere Sabot e il centravanti Sarosi. Ed ecco gli azzurri con la mezzala destra Meazza, il centro mediano Andreolo, il centravanti Piola, il terzino destro Rava e il portiere Olivieri. Il generale Vaccaro presenta i giocatori azzurri al Presidente della Repubblica. Dopo, il capo di Stato stringe la mano agli ungheresi. In mezzo al capitano magiaro Sarosi e a quello azzurro Meazza, l'arbitro Capdeville si appresta a sorteggiare i campi con la moneta. Si attende il fischio d'inizio. Gli italiani partono all'attacco e fanno la partita, mentre gli ungheresi sembrano contratti. Per battere i loro avversari oggi dovranno impegnarsi a fondo. Diavati crossa dalla destra e l'ala sinistra Colaussi calcia di prima intenzione, segnando un bel gol. Dopo appena 6 minuti gli azzurri sono già in vantaggio. La rete dà una scossa agli ungheresi, che reagiscono e costringono i loro avversari a ripiegare in difesa della propria porta. Sarosi cerca spazio, ma Andreolo lo ferma. Sengeler tira verso la porta, la palla arriva all'ala sinistra Titkos, che la mette giù e segna, ristabilendo il risultato di parità, 1-1. Il sospetto è che gli italiani non siano in grande giornata, invece reagiscono subito al gol con azioni rapide e incisive. Aggirano i difensori ungheresi passandosi la palla a ripetizione. Meazza prepara il tiro, ma poi serve Piola che segna un gran gol. Gli azzurri raccolgono i frutti della loro superiorità e il pubblico applaude lo spettacolo. L'ala sinistra Colaussi segna un'altra rete. Il primo tempo si chiude sul 3-1. Nella ripresa gli italiani abbassano il ritmo e gli ungheresi ne approfittano per prendere in mano il gioco. Olivieri ha il suo da fare per difendere la porta azzurra. L'11 di Pozzo risponde con rapidi contropiedi. Al termine di una lunga azione, il centravanti Sarosi realizza il secondo gol magiaro. Piola raccoglie un passaggio dalla destra e segna il 4-2. Vittorio Pozzo esulta. A pochi minuti dalla fine, la sua squadra ha la vittoria in tasca. Arriva il fischio finale. Italia batte Ungheria 4-2. Gli azzurri vedono premiate le loro fatiche e vincono la Coppa del Mondo per la seconda volta consecutiva. I giocatori italiani si abbracciano commossi e dagli spalti la gente esprime il proprio entusiasmo per la grande prestazione che hanno offerto. Meazza, il capitano della nazionale italiana, riceve la Coppa del Mondo dalle mani del presidente francese. Il trofeo tornerà in Italia e vi resterà per altri 4 anni, quando sarà nuovamente conteso da giocatori di ogni razza e nazione. La premiazione chiude il terzo campionato mondiale della storia, che ha coinvolto 37 nazioni. Nessun paese aveva mai ospitato un evento di questa portata, che grazie a un'organizzazione impeccabile si è svolto nella massima regolarità, dando grande lustro all'immagine del calcio e della Francia.